giudicata più per come mi presento, etichettata come la signorina. Comunque gli stipendi sono diversi. Un pregiudizio che secondo me è molto presente nell'ambito lavorativo è quando alle donne non viene riconosciuto il proprio grado di studi. Cioè, per esempio, se una donna è laureata, durante le riunioni si tende a definire il maschio dottore e invece la figura femminile viene sempre etichettata come la signorina o, in questo caso, nel mio caso, la Ilaria. A me è successo quando è nato Giorgio, mio figlio. Io ho pensato di chiedere il part time e sinceramente dentro di me io mi immaginavo la risposta o quantomeno il giudizio degli altri, ma di questa cosa si occupano le donne. Diverse volte, devo dire, mi sono trovata in situazioni in cui ha prevalso il commento su magari l'aspetto fisico che non il conoscere la mia competenza, la mia storia e la mia esperienza. La persona che le vive queste cose a lungo andare ci fa caso e comincia ad essere quasi un peso. Io ho scoperto di essere stato dall'altra parte spesso, no? E mi è capitato, sì, di chiamare magari qualcuno con dei nomignoli. Assolutamente mi è capitato, anche perché ci aiuta ogni tanto ad essere socialmente più accettati, quello di farsi vedere più capaci, nell'essere divertenti, no? Vedi proprio gli importi, quindi esatto, sai. Esatto, io vedo proprio gli importi, ma a parità di mansioni che io vedo. Comunque gli stipendi sono diversi, i trattamenti sono diversi, molto spesso anche quando una donna appunto annuncia di essere incinta, il datore di lavoro molto spesso mi chiama per appunto avvisarmi e lo sento effettivamente molto ma molto scocciato. E non lo trovi giusto? No, assolutamente no. Questo nel 2024 dovrebbe essere una cosa che si potrebbe superare. Orgogliosa proprio di prestare la mia attività in un luogo dove è stato certificato da un ente che sia stata raggiunta la parità. Potremmo essere costruttori dialogando. Perché tutto ciò che è stato il passato possa poi diventare un futuro in cui questo problema non si pone più. L'unico modo è costruire insieme. Quindi solo insieme possiamo costruire parità.